Buongiorno a tutti quanti, bentornati su Gaming Galaxy. Nuova stagione, potrebbero arrivare perfino le live tra una o due settimane, è ancora tutto da vedere, mi deve arrivare la linea nuova, ma ci sono state una baraonda di cose in quest'estate e beh, io avevo bisogno di una pausa prima di riprendere i video che riguardavano i miei titoli preferiti, o comunque che noi seguiamo, e di conseguenza non vi ho portato alcun video. E me ne dispiace un sacco perché ci sono state veramente, veramente, veramente un pacco di novità. Volevo iniziare in realtà i video con Hunt Showdown, ma lì è tutto più complicato perché devo fare video molto più particolari, non soltanto di news, e di conseguenza arriveranno, giuro che arriveranno, ma oggi parliamo di Cyberpunk 2077. Ovviamente non sto qua a dirvi tutte le novità del caso, le sapete già, sarei in ritardo ormai di mesi a spiegarvi tutto e a spiegarvi in realtà cosa hanno detto e fatto vedere, ma parliamo di quello che è successo dopo. Alcune dichiarazioni, anzi, dopo una dichiarazione di casa CD Projekt che a quanto pare ha creato un'onda negativa che fino ad ora questo gioco non aveva ancora ricevuto. Questo gioco finora aveva ricevuto solo ed esclusivamente un sacco di hype, veramente una quantità di hype indefinibile. Parliamo del multiplayer. E già lì sento i denti di molti che scricchiolano, aspettando qualche mia parola per loro sbagliata. Ma iniziamo da un po' prima. E così sgarbugliamo questo fatto e vediamo di arrivare a una conclusione in cui tutti saremo felici. Cyberpunk 2077 nasce, anzi nascerà, visto che arriverà l'anno prossimo, come single player. È un dato di fatto inconfutabile come notizia e di sicuro CD Projekt non cambierà l'idea. Ci sono due team distinti per quanto riguarda le missioni, ergo un team lavora sulla storia principale e l'altro sulle missioni secondarie. Inconfutabile anche questa notizia. Di conseguenza, per tutti i maniaci degli storytelling o single player, possono sedersi, prendersi un bel respiro e chiudere qua, perché tanto a loro è quello che interessa ed è quello che avranno. Ma poi CD Projekt qualche giorno fa comunica che dopo l'uscita del gioco e l'introduzione di alcune DLC, già dichiarate ovviamente in precedenza dalla stessa casa madre, comunica che andrà in sviluppo la parte multiplayer. Anzi, che la parte multiplayer inizierà lo sviluppo dopo, il giorno dopo l'uscita del gioco single player. Quindi di conseguenza il gioco sarà all'uscita single player. Dopo ci saranno alcune DLC. Ovviamente ampliare magari il mondo di gioco e inserire nuovi personaggi, e dopo alcune DLC passerà a essere un gioco single player e multiplayer. E qua cascano tutti gli asini. E io non ci sto capendo un cazzo di sta indignazione che è uscita per il fatto che il gioco avrà una modalità multiplayer. Ho letto commenti assurdi sul fatto che il multiplayer rovinerà il single player. Come boh. Commenti sul fatto che a loro non interessa il multiplayer e che quindi è inutile. Commento totalmente stupido. Vaneggiamenti fuori di testa e privi di significato. Ora, parliamoci un attimo a tu per tu, poi sarei lietissimo di leggere commenti su che cosa ne pensate. Il gioco è, sarà e rimarrà single player, su questo non c'è alcun dubbio. Quando diventerà anche multiplayer, comunque si potrà giocare la storia in single player, ignorando completamente la parte multiplayer, come succede per esempio in Red Dead Redemption 2. Quindi che cazzo vi lamentate a fare che CD Projekt farà uscire la versione multi? Ma perché poi? Cioè vi uccide, vi distrugge il gioco, non potete più girare per Night City col cazzo di fuori da soli? Non mi pare, no? Ma allora perché sta ondata di merda? Vi giuro che non lo capisco e continuerò a non capirlo. Ed è una cosa che mi manda ai matti. Quindi, se qualche anima tormentata mi spiega la motivazione di questa indignazione, ve ne sarei molto molto grato. Bene, video finito, in realtà era molto piccolo ed era in realtà uno sfogo, ma era un argomento che volevo toccare. Volevo in realtà sapere, come primo video, la vostra opinione. Per ricominciare un attimino a parlare e a farmi rivedere. Quindi noi ci vediamo per i prossimi video e GG a tutti quanti.